Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video super speciale perché sarà il primo video della serie Back to School 2024. Oh mio Dio, sta già di nuovo arrivando il periodo in cui si rinizia a pensare alla scuola, all'università. Io sono ancora con la testa in vacanza, ma questo è un altro discorso. E come primo video per quanto riguarda questa rubrica Back to School, vi propongo come ogni anno un make-up per quanto riguarda appunto il ritorno a scuola, all'università, al lavoro, insomma. Un make-up adatto veramente a qualsiasi occasione, con tre aspetti fondamentali a parer mio, ovvero facile, veloce e soprattutto che vi dia un effetto glow up immediato. Quindi andremo a realizzarlo insieme, come vedrete vi permetterà di essere molto più ordinate nel giro veramente di pochissimo tempo e con pochissimi prodotti. E nulla, quindi io non mi dilungo in chiacchiere e vi lascio direttamente al video. Eccomi qua ragazzi, e partirei subito con uno step fondamentale, ovvero il legarsi i capelli. Io odio truccarmi con i capelli davanti alla faccia, vi giuro, una cosa che proprio mi dà fastidio, anche perché poi sento che si sporcano, che si ungono, quindi no, non mi piace. Di conseguenza li leggo sempre o con un mollettone tipo questo, oppure con le classiche mollettine. Una volta che abbiamo il nostro visino libero, iniziamo chiaramente dalla base. Quest'anno ragazzi voglio farvi vedere due prodotti che secondo me sono must have se volete avere una base super leggera. Il primo è questo siero di Glow Recipe, che è un siero contenente un pigmento che va a uniformare l'incarnato, quindi rimane molto molto leggero perché appunto è un siero, ma dall'altra parte avete un incarnato molto più uniforme, molto più omogeneo e soprattutto super luminoso. Un altro prodotto super simile è questo qui di Supergoop, si chiama Glow Screen, e questo qui è un primer, anche lui è un po' colorato, quindi va a uniformare la pelle lasciandola veramente super luminosa. Inoltre ha anche SPF 30 all'interno, quindi è perfetto. Sono in realtà molto simili come prodotti e come effetto, semplicemente lui è leggermente un po' più idratante, mentre lui vi fa proprio più da primer vero e proprio. Oggi vado a utilizzare lui e io faccio solitamente due pump molto piccoli, lo applico con le dita su tutto il viso e semplicemente vado a stenderlo con le mani, che secondo me è il metodo di applicazione più efficace, anche più veloce, permette di veramente avere un effetto super naturale e super uniforme in pochissimi secondi, e come vedete il prodotto si fonde perfettamente con la vostra pelle. Una volta fatto ciò passiamo al correttore. Io ragazzi devo per forza spendere due parole su questo correttore, che è lui di House Labs. Lo sto provando ormai da qualche settimana e posso dire che è a mani basse il correttore con la texture più leggera che io abbia mai provato. So che costa un pochettino, infatti ero indecisa se farvelo vedere o meno, però secondo me è un investimento da fare assolutamente se volete avere una base veramente leggerissima. Io ne metto veramente poco e solo nei punti in cui ho reale bisogno, quindi solitamente sulle palpebre perché ho un po' di vene, di discromie, e poi all'interno dell'occhio per illuminare e anche alla fine. Solitamente poi lo applico, lo lascio in posa per qualche secondo in modo che diventi un po' più coprente, e poi con un pennellino vado a stenderlo. Tra l'altro non mi vedrete usare in questo video la Beauty Blender perché ormai sono un po' di mesi che utilizzo solo e unicamente i pennelli. Questo perché mi sono resa conto che sì, effettivamente con la Beauty Blender si riesce ad avere un effetto un po' più leggero, ma si riesce a essere anche un po' meno precisi. Quindi ora come ora sono nella mia fase pennelli e non penso di abbandonarla più. La Beauty Blender sicuramente può essere un plus se volete magari andare ad alleggerire un po' la base, però comunque se già utilizzate prodotti con una texture molto fine, la Beauty Blender potete anche accantonarla. Arriviamo adesso alla parte del contour. Io qui ragazzi vi do un consiglio, soprattutto se la mattina non avete tantissimo tempo, che è quello di scegliere tra prodotti in polvere o prodotti in crema. Come si fa? Molto semplice. Avete una pelle secca? Ok, prodotti in crema. Avete una pelle grassa? Ok, prodotti in polvere. Chiaramente se poi avete voglia e tempo potete utilizzare tutti e due, che sarebbe la combo perfetta, però io capisco anche che onestamente alle 6:30 di mattina non tutti abbiano voglia di mettersi lì e fare magari tutti quanti gli step di un make-up completo. Io chiaramente, essendo team pelle secca, vado con i prodotti in crema e inizio dal contour. Solitamente utilizzo o gli stick, questo qui di Rare Beauty, mentre questo qui è di Shane, tutti e due molto molto validi, oppure classico prodottino nel tubetto, questo qui è il mio preferito in assoluto, che è quello di Charlotte Tilbury. Oggi vado con She Glam, così vi faccio vedere anche come performa, e ne applico un po'
sopra lo zigomo. Mi raccomando ragazzi, state attente, fate il contour sempre molto alto, perché il rischio è quello di avere un effetto ottico che va verso il basso. Io solitamente come parametri prendo l'inizio dell'orecchio e più o meno la fine del naso, circa. Ne metto un po' anche sulle tempie, chiaramente sulla fronte, un pochettino sulla palpebra in modo da creare una leggera ombreggiatura e poi anche sul nasino. Io vado sotto e un po' anche lateralmente e con un pennello né troppo grande né troppo piccolo inizio a sfumare. Mi raccomando ragazzi, stesso discorso di prima, sfumate sempre verso l'alto. Questo stick di Shiglam vi giuro che mi piace un sacco perché si sfuma in letteralmente 2 secondi e chiaramente ha un rapporto qualità-prezzo ottimo. Vedete l'effetto veramente super super naturale, un po' effetto baciato dal sole. E sempre con lo stesso pennello vado anche sulla palpebra, sfuma verso l'esterno, mentre sul naso preferisco utilizzare un pennellino un attimino un po' più preciso e sottile. Quindi parto dal basso sfumando il prodotto appunto sotto il naso. Metterlo qui aiuta un sacco ad alzare la punta e poi lo sfumo anche lateralmente. Mi raccomando ragazzi, importantissimo andare con il contour fino a sotto il sopracciglio in modo da andare a sfumare molto bene il prodotto e otticamente sembrerà che avrete subito un naso un po' più piccolo e definito. Chiaramente non può mancare il blush, io vado con lui di Rare Beauty, che è tra i miei preferiti se non il mio preferito in assoluto, e anche qui lo vado a stendere molto molto in alto. Con lo stesso pennello con cui ho steso il bronzer vado a stendere anche il blush, proprio da avere questo effetto molto omogeneo, molto naturale. Poi ragazzi, vi dico la verità, adesso che sono veramente tanto abbronzata, questo blush non è che si veda tantissimo, però forse mi piace ancora di più proprio perché viene un effetto molto molto naturale. Stesso discorso dall'altra parte e poi lo sfumo anche qui in modo da fondere il tutto perfettamente. Adesso accantono un attimo la base e passo alle sopracciglia. Io come vedete, ma come vi ripeto praticamente sempre, ho delle sopracciglia molto 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 folte, molto piene, non hanno bisogno di riempimenti particolari perché altrimenti verrebbero veramente 2 mattoni. Di conseguenza io utilizzo solamente un gel trasparente. Io utilizzo questo qui di Elf, ormai sono un po' di settimane che lo sto utilizzando e mi trovo molto bene. In alternativa, se magari avete qualche buchetto, volete avere delle sopracciglia un po' più piene, un po' più definite, io vi consiglio di utilizzare un gel colorato. Questo qui è praticamente il mio preferito, è di NYX, costa veramente poco e vi permette di avere appunto un effetto un po' più riempitivo. Quindi appunto vado con il gel e pettino, importantissimo ragazze, le sopracciglia verso l'alto, più in alto che posso. Vado a distribuire il prodotto per bene e poi con l'altra testina vado ad appiattirle in modo da fissarle super super bene. Il fatto di pettinarle verso l'alto è un passaggio fondamentale perché vi apre subito lo sguardo, mentre le sopracciglia non pettinate che tendono verso il basso vanno proprio a dare un effetto un po' più cupo, un po' più chiuso al viso in generale. Passiamo adesso al setting spray. Chiaramente ragazzi, questo è un passaggio che potete omettere. Io vi consiglio sempre comunque di dare una passatina con il setting spray, uno perché vi aiuta a omogenizzare la base e chiaramente a fondere meglio i prodotti tra loro, e due perché il makeup vi dura chiaramente più a lungo. Quindi 2-3 spruzzate. E poi una volta applicato il setting spray vado con un pochettino di cipria. In realtà questo è un passaggio che a volte salto, semplicemente perché vedo che a volte la mia pelle non ha bisogno di essere opacizzata. Adesso invece che fa ancora molto molto caldo, un velo di cipria la metto sempre. Quindi vado solitamente con un pennellino molto molto piccolo in modo da essere precisa e vado nelle zone che vedo essere un pochettino un po' più lucide. Quindi solitamente tutta la zona T, soprattutto ai lati del naso, io ragazzi mi lucido tantissimo, un pochettino anche nel mento e direi che può bastare così. Per quanto riguarda gli occhi andremo a fare un passaggio veramente molto molto veloce, ma che secondo me cambia lo sguardo e va a intensificarlo molto di più. E quello che faccio è appunto andare a prendere una palette, comunque un ombretto, quello che avete in casa, anche una terra, andare a prendere un marrone abbastanza scuro, poi chiaramente dipende dai vostri gusti, e vado con un pennellino sottile a ripassare
passare la linea più esterna dell'occhio, proprio attaccata alle ciglia, in questo modo. E vado con un ciccino di prodotto leggermente anche sotto, sempre verso la fine. E come vedete ragazzi, questo è un passaggio che veramente vi prende 10 secondi, ma che va a intensificare molto di più lo sguardo, anche perché poi il prossimo e anche ultimo passaggio per quanto riguarda gli occhi è chiaramente il mascara. E cerco di stendere il mascara partendo molto bene dall'attaccatura, in modo che si intensifichi ancora di più lo sguardo, e soprattutto cerco di pettinarle un po' verso l'esterno, in modo da avere questo effetto di occhio allungato. Io per gusto personale lo applico solo sulle ciglia superiori, e quelle inferiori le lascio libere, però chiaramente quello dipende un po' dai vostri gusti. E piccolo trucchetto: se come me vi sporcate sempre la palpebra quando andate ad applicare il mascara, mi raccomando, non toccatelo subito, lasciatelo asciugare e poi andate o con un cotton fioc o con un pennellino tipo questo per pettinare le sopracciglia a togliere il prodotto. A questo punto rimangono solo le labbra, e secondo me un prodotto ideale per il make up che stiamo realizzando è questo matitone barra questa penna colorata di Kiko, veramente super famosa, super chiacchierata, andata viralissima in questi ultimi anni, che io personalmente ho utilizzato tantissimo quest'estate al mare, perché rispetto a una matita era molto più leggera ma comunque resistente. Quindi cosa vado a fare? Contorno le mie labbra in questo modo, le riempio anche un po' leggermente sui lati, e poi vado a prendere un olietto, questi qui sono tra i miei preferiti, e lo applico su tutte le labbra, in modo da avere sì le labbra belle specchiate, belle lucide, che danno un effetto subito molto più clean e molto più ordinato, ma anche belle idratate, motivo per cui vi ho mostrato degli olietti e non dei gloss. E voilà ragazzi, questo è il risultato. Come vedete ci vogliono veramente 5 minuti, è un make up super semplice ma che vi permetterà di avere un glow up immediato. Nulla, io spero come sempre che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi sia stato utile in qualche modo. Se vi va, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube, e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.